Allora, Burdel, oggi ho un progetto per i pollici verdi che ci seguono. Facciamo un orto aromatico da balcone con i nostri strumenti Parkside. I contenitori li costruiamo con del multistrato leggero. Io sto partendo da delle assi da 15 mm già squadrate che vado ad accorciare alla sega circolare per tagli obliqui. Una volta preparato il nostro bel mucchietto di tavolette, con colla vinilica idroresistente e pistola sparapunti ad aria compressa, assembliamo le fioriere. Mi raccomando, Burdel, la colla deve essere resistente all'acqua e all'umidità, altrimenti il nostro orticello dura da Natale a Santo Stefano. Mentre la colla asciuga, pensiamo ai montanti dell'orticello. Alla sega circolare per tagli obliqui ricaviamo i pezzi per formare due triangoli rettangoli. Mi raccomando, gli angoli di taglio del montante anteriore calcoliamoli bene in base alle nostre misure. Poi ci servono quattro traversine per sostenere le fioriere e una traversa posteriore per unire le spallette. Adesso assembliamo i fianchi con la pistola sparapunti, carteggiatina apotropaica, montiamo la traversa posteriore. Allez, Burdel, è il più del lavoro, l'abbiamo fatto. Adesso non rimane che fare un foro sul fondo delle nostre fioriere con il trapano, altrimenti marciscono le radici. Allora, siccome il nostro orticello andrà in terrazza, bisogna trattarlo con un impregnante impermeabilizzante, se no ce ne dobbiamo costruire uno all'anno, io mica c'ho voglia. Dopo 50 spennellate, questo Burdel è il risultato. Salvia, origano e rosmarino che verrà, così poi ci insaporiremo le nostre ricette. Bellino, vero? Puoi farlo anche tu con Parkside.